cerco di parlare con la gente, cerco di dialogare, cerco di spiegargli quello che faccio, perché mi sto allenando per strada, perché sono sull'asfalto e non sono magari in una palestra. Il dialogo è l'unico mezzo per far capire alle persone cosa c'è dietro veramente questa disciplina, cosa c'è dietro veramente questa filosofia. Il parkour nasce all'inizio degli anni Ottanta in Francia, nelle banlieue parigine, come alternativa al degrado, come alternativa alla violenza. Un gruppo di ragazzi si ritrova e crea questo metodo di allenamento, appunto il parkour. Si tratta di spostarsi negli ambienti urbani nella maniera più veloce, rapida, economica e sicura possibile. Quindi superare qualsiasi ostacolo che si incontra per la strada, lungo un percorso, e affrontarlo. Quindi alla base della disciplina è fondamentale il cercare di stimolare la testa e la creatività, cercare di trovare delle vie alternative ai percorsi convenzionali che la società, che la città, che il sistema ci impone. Quindi invece di percorrere quella strada in un determinato modo, camminando, noi cerchiamo di superare tutti gli ostacoli che incontriamo lungo quel percorso. Allenandosi nel tempo ci si rende conto che la creatività, la mente può aprire degli spazi, può aprire dei mondi che non siamo abituati a vedere, può aprire delle vie, delle strade che non siamo abituati a vedere. E quindi la creatività è fondamentale a cambiare i nostri occhi. Quindi la città non è solamente un ammasso di case, di palazzi, un ammasso di cemento. La città può essere vissuta in maniera diversa, può essere percorsa in maniera diversa, e questo lo possiamo solamente fare cambiando i nostri occhi, cambiando il nostro modo di approcciarsi alla città.